Pronto? Dunque, vi parlerò di qualcosa che conoscete tutti, qui è il linguaggio, quindi non vi devo spiegare che cos'è. Dovrei forse convincervi che è difficile, ma anche questo forse lo sapete, perché le vostre interazioni con i call center, con i sistemi di traduzione automatica del passato, forse vi hanno fatto capire che in effetti il problema non è facile. Quindi cercherò di convincervi il contrario, invece oggi è diventato possibile, che il problema sta cominciando ad essere trattabile. Quindi si parla di linguaggio naturale, e questo aggettivo naturale nasce dal fatto che spesso si contrappone ad artificiale. Quindi in informatica abbiamo tanti linguaggi artificiali, linguaggi di programmazione, linguaggi di comandi, linguaggi di markup, eccetera, quelli si stanno a trattare benissimo. Il linguaggio invece naturale è quello più difficile da trattare. È naturale anche perché fa parte della natura umana, è un componente fondamentale della nostra intelligenza. Infatti il test di Turing si basa sul fatto di la capacità di intrattenere una discussione, una conversazione in linguaggio naturale. Ed è naturalmente la forma più naturale di espressione che noi usiamo comunemente, e quindi sarebbe naturale usarlo anche per interagire con i computer, non soltanto tra di noi. E infatti è ancora nella fantascienza, diciamo, nel famoso film del 2001, L'Odissea nello spazio, il computer interagiva in maniera, con parole, diciamo, questa è un'immagine della scena finale in cui il computer prende il sopravvento sugli astronauti. E quindi, ma fino a pochi anni fa questa era fantascienza, ed era ancora fantascienza, ma diciamo qualcosa è cambiato. Una serie di breakthrough tecnologici che sono avuti in questi pochissimi anni, di cui volevo appunto rendervi noti. Innanzitutto lo speech to text, quindi la capacità di interpretare il parlato, e voi avete oggi probabilmente su tutti i vostri cellulari ci sono già applicazioni come Siri, di Apple, oppure Google Now, quindi queste sono ormai la traduzione automatica, anche questa era fonte di ridicolo, di scherzi fino a poco tempo fa, ma adesso avete Google Translate che funziona molto bene, poi vedremo il nostro contributo a Google Translate. Question answer è la capacità del sistema di rispondere a delle domande espresse in linguaggio naturale. Qui c'è stato un interessante risultato un anno scorso, in cui un sistema di IBM chiamato Watson è riuscito a battere in una vera e propria reale competizione televisiva, in un quiz televisivo della televisione americana Jeopardy, i campioni, cioè i due campioni del gioco sono stati battuti da questo sistema di question answer. Allora, com'è che si è riusciti ad arrivare a avere questi breakthrough? Diciamo, fino a tempo fa si pensava che per trattare il linguaggio occorressero degli specialisti di linguistica, conoscenze approfondite, strutture, teorie raffinatissime del linguaggio e della lingua. Qui invece si è partito da una completamente diversa osservazione, cioè il fatto che i bambini imparano a parlare in modo naturale. Nessuno glielo insegna, nessuno gli spiega cos'è la grammatica, cosa sono i sostantivi, gli aggettivi, i verbi. Imparano semplicemente interagendo con i genitori che parlano con loro e da loro apprendono. E quindi la domanda è possibile fare la stessa cosa con i computer, fare in modo che imparino il linguaggio in modo naturale? E quindi la risposta è nata da queste tecniche di machine learning, non ho sentito già parlare, in questo caso statistical machine learning, quindi si fa apprendimento di tipo supervisionato, un po' come i bambini imparano dai genitori parlando con loro. Qui cerchiamo di insegnare, facendo vedere come si fa ai computer. Si parte quindi con delle collezioni di documenti, quindi testi, in cui ci sono le notazioni, quindi si dice questo è il soggetto, questo è il complemento, questo è un aggettivo, eccetera. Quindi c'è una fase, diciamo, in cui si forniscono queste informazioni, però non come una teoria, semplicemente con una serie molto ampia di esempi. Dopodiché su questi si lanciano degli algoritmi di apprendimento automatico che hanno bisogno di lavorare grandi quantità di dati, quindi questi invece di avere delle teorie molto concise e compatte si usano quantità enormi, altissime di dati. Oggi ne abbiamo a disposizione quantità enormi dal web e da altre forme di dati sotto forma digitale. E gli algoritmi che si usano oggi, se li avessimo usati 10 anni fa, sarebbero ancora in esecuzione. Quindi è stato possibile proprio perché le capacità di elaborazione su grandi quantità di dati hanno reso possibile oggi fare queste cose che fino a poco tempo fa erano inenarrabili. La cosa anche straordinaria è che le stesse tecniche possono usare sia sul testo che sul parlato, che il parlato è chiaramente un segnale analogico, mentre il testo è digitale fin dall'inizio. Qual è il nostro contributo in questo campo? Noi abbiamo cominciato a preoccuparci di questo, particolarmente sull'analisi linguistica di testi. Abbiamo sviluppato un parser, che si chiama Desire, che è un parser che fa apprendimento automatico e è in grado di trattare 25 lingue. Io non ne conosco gran parte di queste, non le conosco, ma il sistema ha fatto apprendimento, imparato ed ha vinto diverse competizioni internazionali, risultando il migliore e uno dei migliori e più veloci
parser che esistono al mondo, capaci di trattare qualcosa come 50.000 parole al secondo e con una elevata accuratezza. Su questo abbiamo sviluppato per esempio un traduttore, quindi utilizza il risultato del parsing per migliorare la qualità della traduzione, si chiama Desert. Il parser fa parte di una completa pipeline di analisi linguistica chiamata Tunnel, Text Analytics in Natural Language, il quale comprende una serie di funzioni di tutti gli stadi di analisi del linguaggio, a partire dalla tokenizzazione, sentence splitting, fino all'entity recognition, col quale per esempio abbiamo realizzato un sistema che è chiamato Deep Search, che consente di fare ricerche semantiche sulla Wikipedia, italiana, inglese, spagnola, anche qui siamo liberi di usare qualunque linguaggio. Allora, siccome il linguaggio lo conoscete, vi posso fare vedere un esempio, come si tratta una frase che viene da un testo di sanitario sulla malattia dell'Alzheimer. Qui noi facciamo appunto un'analisi prima di tipo sintattico che è fatta con il parser, quindi se lo trovate una demo online potete provarlo direttamente da voi. Comunque, nello stesso tempo che avete visto apparire l'immagine, in 20 millisecondi, il testo viene analizzato in questo modo. Questo produce un albero in cui in cui la radice è il verbo principale, e poi questa radice ha un figlio che è il soggetto, in questo caso è inhibitor, che è il soggetto di fail. E se Malgestan è una posizione, il fatto che sia una posizione vuol dire che possiamo dedurre da questo che sta Malgestan è un inhibitor, è una posizione. Questo è il soggetto, il complemento del verbo è una frase subordinata, in cui c'è un altro verbo, in cui l'oggetto è declino, che è poi particolarizzato come declino cognitivo. Fatto questo, da questo appunto ad analisi del grafo, dell'albero, diciamo, riprodotto dall'analisi sintattica, c'è un'analisi semantica, per cui si riconosce il fatto che la gamma secretase è una proteina, che se Malgestan è una medicina, che cognitive decline è un'entità, quindi riconosciamo la presenza di entità che hanno un particolare significato nel testo, che è una malattia. E non solo, ma è una malattia particolare, precisata, che non è di un'ontologia medica, in cui tutte le malattie, eccetera, sono classificate e diventate un codice. Quindi questo è il codice di questa malattia. L'inibitore è una sostanza. Con questo sistema riusciamo a analizzare testi medici, e una cosa che ho scoperto è che i testi medici sono l'80%, cioè nella medicina, negli ospedali, l'80% del materiale è testo, solo il 20% è contenuto in database. Con questo abbiamo costruito un sistema che fa questo analisi sull'Alzheimer e abbiamo vinto anche qui una competizione internazionale come il sistema più accurato, e naturalmente competevano aziende farmaceutiche, quindi Serono sono arrivate al secondo posto. Queste attività sono diverse collaborazioni, ne cito alcune. Una con Tiscali, che è una storica collaborazione perché è una spin-off chiamata Ideale, è diventata poi parte di Tiscali e porta avanti l'attività nell'ambito dell'information retrieval. È stato creato un motore di ricerca nuovo che si chiama Istella, e vi invito a utilizzare, e c'è una parte collaborativa, quindi potete contribuire i vostri dati. Quindi un'altra spin-off, questa WebSafe, che lavora invece in Spagna, sempre con Tiscali, poi abbiamo messo in funzione un sistema di analisi di opinione nel caso delle elezioni politiche di gennaio e febbraio. Questo è stato l'unico sistema che ha indovinato i risultati, perché in questo particolare giorno, 17 gennaio, il sistema era online su Tiscali ed è stata una delle pagine più visitate in quel periodo, e Beppe Grillo è passato in testo, guardate, 25%, e questo è stato fatto perché non soltanto si usavano dati statistici, cioè quanti follower, quanti retweet c'ha quel personaggio, ma andavamo a guardare i contenuti, quindi l'analisi linguistica del contenuto per riuscire a capire se e come si parlava, perché magari Berlusconi c'era tantissime citazioni, ma magari non tutte positive. Finisco? Sì. Altra collaborazione con Google. Con Google abbiamo sviluppato un corpus di parsing, come vi ho detto, si basa tutto sull'apprendimento, quindi per fare l'apprendimento sull'italiano Google aveva bisogno di un corpus italiano, l'abbiamo costruito noi insieme in collaborazione con l'Istituto di Linguistica Computazionale, formato 200.000 parole, e questo è il corpus con cui adesso Google fa tutti i suoi servizi sull'italiano, usano questa risorsa. Quindi Google Translate usa la risorsa dell'italiano che abbiamo prodotto noi, altri servizi come il Knowledge Graph, citato poco fa, viene anche lì usato per fare estrazioni di dati da Google, utilizza per la parte italiana, diciamo, la nostra. Il nostro recente
lavoro in questo campo è stato, ha dato luogo a una collaborazione nazionale, per cui abbiamo contatti con tutti i gruppi italiani che si occupano di linguaggio naturale, e si chiama, l'abbiamo chiamata tale intesa questa collaborazione, e questa collaborazione presenterà, e vi invito tutti a partecipare se volete sapere qualcosa di più, il 12 di ottobre all'Internet Festival c'è una giornata dedicata al linguaggio naturale che si intitola L'età della parola, per capire quando appunto i computer riusciranno a raggiungere l'età della parola che i bambini raggiungono in 3 anni. I computer dopo 40 anni ancora non ci sono, ci domanderemo e tenderemo a rispondere a quando ci arriveranno anche loro. Grazie.